tutti, oggi sono qua per condividere con voi i miei ultimi acquisti in fatto di abbigliamento. Ho preso qualche cosina mentre ero a Budapest, altre cose mi sono state invece inviate da dei siti, quindi direi di cominciare. Partiamo dal sito Shinside, da cui ho preso per la prima volta un paio di pantaloni. Dovete sapere che io, quando si tratta di acquistare online, le uniche due cose che non acquisto mai sono l'intimo, inclusi i costumi, e i pantaloni. Questo perché faccio fatica, anche se ci sono le misure, comunque a trovare la mia taglia e non sono mai sicura se mi stiano bene addosso o meno. In questo caso, secondo me, non erano chiarissime le misure delle varie taglie, infatti ero indecisa fino all'ultimo se prendere una S o una M, perché io sono abbastanza minuta, quindi in genere prendo sempre una S come taglia, però mi sembrava un pelo giusta e quindi ho puntato su una M e ho fatto bene. E ho preso questo pantalone qua, che sicuramente avrete visto molto in giro, perché adesso vanno tanto questi pantaloni che sono appunto a vita alta con una sorta di sbuffo, hanno poi una sorta di cinturina dello stesso colore dei pantaloni, sono dei pantaloni lunghi però arrivano alla caviglia, quindi diciamo capri. Per quanto riguarda il colore di questi pantaloni, me li aspettavo un po' più rosa. In realtà il rosa non so quanto si possa capire adesso, è un po' più sul marroncino, non è proprio un rosa cipria. L'elastico in vita è comunque bello elastico, a me non stringe, mi sta anzi perfetto. E il tessuto è leggerissimo, abbastanza trasparente e non è elastico. I pantaloni mi stanno bene addosso, però ci devo fare ancora un po' l'occhio e capire bene con cosa abbinarli. Probabilmente con una maglietta bianca infilata dentro o con un crop top corto da lasciare un po' la pancia scoperta, anche se a me non piace lasciare la pancia scoperta perché devo sempre coprirmi. Però ecco, ci devo fare un po' ancora l'occhio. L'altra cosa che ho preso è una tutina che adocchiavo da un po' di tempo, perché penso si adatti benissimo a qualsiasi tipo di occasione, sia per stare in casa che al mare, uscire, party in piscina. Io non partecipo ai party in piscina, però mi dà molto l'idea di festa, magari un po' più casual, ma anche leggermente più elegante. Dopo dipende dagli accessori che ci si abbinano. Comunque, per me è veramente molto molto carina ed è questa tutina qua. È bianca con una stampa blu e sul davanti, come vedete, ha tutti questi, non pompon, però sono tipo dei cerchietti, che ne so, fatti all'uncinetto, su tutto il bordo comunque, della tutina, anche sul calzoncino. Le bretelle sono regolabili e dietro, si intrecciano. Il tessuto è abbastanza fresco, secondo me. È fatta principalmente di cotone, secondo me si sente che è un tessuto abbastanza buono, c'è comunque del poliestere, però non dà l'idea al tatto di essere una cosa molto da poco, ecco, non so come spiegarlo, al tatto mi fa una buona impressione e mi piace molto come mi sta addosso. Ho preso una tutina anche dal sito Runway perché appena l'ho vista ho detto: oh mio Dio, quanto è bellina! E sì, in questo momento sono abbastanza in fissa con le tutine perché le trovo più comode rispetto agli abiti, o meglio, in realtà no, perché hanno sì il calzoncino, quindi non devo preoccuparmi se sono troppo corti, che si vedano le mutande o come sedermi e quant'altro, però poi quando si va in bagno è un macello tirarle, cioè toglierle. Comunque, vabbè, avete capito. La tutina in questione è questa qua, che è meravigliosa, è bianca con questa stampa floreale, ha maniche corte, la manica poi ha uno sbuffo che viene ripreso anche sul calzoncino. È veramente molto carina, anche questa, se non sbaglio, era taglia unica e mi sta proprio giusta giusta. Quindi tenete in conto che è veramente una taglia piccola e ha un elastico abbastanza stretto in vita. Come vedete, ha uno scollo leggermente profondo. In realtà c'è poi un bottoncino sul davanti, questo è senza il bottone, per coprire di più. Il problema è che quando poi lo si allaccia, secondo me è visibile ed è un pochettino brutto vedere qua sul davanti questo bottoncino automatico. Per il resto, se no, fa veramente una bellissima impressione perché è veramente molto bella. Peccato il tessuto perché è ruvido e sa proprio di plastica. È veramente un peccato perché la stampa, come è fatta la tutina, è veramente molto bella. Anche una cintura, mi sembra, sì. Io mi sono dimenticata di mettergliela, comunque anche una cintura per
coprire o valorizzare comunque il punto vita, anche se l'elastico, come vi dicevo, è molto stretto. Il tessuto secondo me rovina veramente tutto perché personalmente non mi piace. L'ultima cosa che mi sono fatta inviare è una cosa molto basica, che però mi ha stupito tanto perché la sto utilizzando tantissimo, e il tessuto soprattutto. Pensavo arrivasse in un tessuto molto più leggero, trasparente, principalmente di poliestere, invece è di cotone e non lo so, mi piace molto come sta addosso. È questa maglietta che in pratica ha delle spalline fatte tipo all'uncinetto e poi ha la manica che scende appunto sulla spalla. È abbastanza lunga, però io la sto mettendo principalmente con i pantaloncini a vita alta, la ficco dentro, non mi interessa. E secondo me sta molto molto bene. Poi il tessuto, come vi dicevo, dà l'idea di essere un tessuto comunque buono, perché principalmente di cotone non me lo aspettavo. Mi sta piacendo veramente tantissimo per l'estate, penso sia perfetta, perché è una cosa molto semplice che però si abbina veramente a tutto. Passiamo ora agli acquisti che ho fatto mentre ero a Budapest. Innanzitutto ho preso il foulard che indosso in questo momento, avevo fatto anche un video su come utilizzare i furoshiki e i foulard per capelli appunto come accessori, quindi se vi interessa lo troverete poi nelle schede qua sotto in descrizione. E appunto è un foulard che si può indossare sia al collo attaccato alla borsa, al polso come bracciale, sui capelli, si può utilizzare in tantissimi modi differenti e a me piace veramente tanto perché accosta un azzurro con un fucsia e a me piace tanto. Da questa stampa un po' non floreale, però ci sono tipo delle foglie, tipo palme. Non lo so, mi dà l'idea di essere una cosa molto tropicale, appunto, la sto sfruttando tanto. Sempre da Zara ho preso questi shorts che mi avete visto indossare ormai ovunque su Instagram perché ci sono ricamati degli squaletti che sì, sono veramente piccoli e microscopici, però a me piacciono veramente tantissimo. Sono poi quegli shorts a vita alta, comodi, tipo i mom, però appunto corti, e non lo so, li sto sfruttando tantissimo anche per andare a lavoro perché coprono il giusto e sono comodissimi. Ho preso poi una maglietta molto semplice, bianca, molto molto fresca, e l'unica particolarità che ha è appunto questo ricamo floreale su una spalla che trovo veramente molto bello. A parte che adesso vanno molto queste cose ricamate, non solo sulle maglie ma anche sui pantaloni, gonne, eccetera. Però questo ricamo in particolare mi ricorda molto i ricami tipici ungheresi, quindi quando l'ho vista mi ha ricordato subito quella cosa e ho detto la voglio. Tra l'altro tutte le volte che la metto mi sento un po' ungherese, anche mio amoroso ha detto che sembro una ragazza ungherese con questa maglietta e so che è una cosa abbastanza sciocca, però mi piace avere addosso dei capi che mi ricordano qualcosa di particolare. Ultimo acquisto fatto da Zara, probabilmente uno dei miei preferiti, anche se sto utilizzando e amando bene o male tutto ciò che ho comprato, è questa canottiera che è bellissima. Allora, innanzitutto ha di nuovo un ricamo floreale molto molto bello. Le spalline sono qualcosa di adorabile, ma poi guardate, cioè è freschissima, leggera, sembra di avere tipo una vestaglia addosso. Non lo so spiegare, quando ce l'ho addosso mi sento particolarmente carina e chic, mi sa di una cosa veramente molto curata, è fresca, è molto da signorina, non so come spiegarlo. Sempre su questo genere c'era anche un abito, se non sbaglio, però questa canottiera in particolare, non lo so, mi ha conquistata da subito. Da Pull&Bear ho preso un paio di pantaloni lunghi con l'elastico in vita, le tasche, e sono di questo bel blu tipo denim, con le righe verticali, fantastici. Innanzitutto mi fanno sembrare un po' più alta di quella che sono in realtà. Anche questi si portano a vita alta e è quel tipo di pantalone che è comodo come una tuta, però è elegante. Ha un taglio formale e a me personalmente piace tanto perché è comodissimo e sembra veramente di essere in pigiama o in tuta, ma allo stesso tempo sono abbastanza elegante, soprattutto abbinandoci le cose giuste, secondo me è un pantalone veramente molto molto bello. E sì, lo so che in estate magari il pantalone lungo non si porta tanto, però io la sera sono molto freddolosa e qua spesso fa molto fresco, quindi avere un pantalone lungo salva sempre. L'ultimo acquisto che ho fatto è stato da Tommy Hilfiger, da cui ho preso una maglietta molto carina e delicata, questa qua è di color rosa cipria, al colletto sondato, la parte superiore è semi trasparente con dei micro pois come le maniche, e il resto invece è molto semplice.
È una maglietta appunto semplice, però molto fine e delicata. Secondo me, abbinata alle cose giuste per uscire, è fantastica, così come per tutti i giorni. E questo secondo me è un capo perfetto perché è di un colore abbastanza neutro e rispecchia secondo me molto quello che è il mio stile, quello che piace a me, quindi me ne sono innamorata. Questi erano quindi gli acquisti che ho fatto ultimamente per l'estate. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se c'è un capo in particolare che vi è piaciuto, vi ha incuriosito, se avete comprato qualcosa di simile. Insomma, mi piace molto chiacchierare con voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!